Rino Di Meglio, Gilda degli Insegnanti, un convegno dal titolo La scuola deistituzionalizzata, qui prodest, ma veramente c'è questo rischio di deistituzionalizzare la scuola? Ma è una deriva che è progressiva e di cui è responsabile la politica. La politica vuole rendere la scuola un luogo accogliente, una specie di parco giochi, e deprivandola della sua funzione fondamentale, che è quella poi degli insegnanti, che è di trasmettere le conoscenze. La scuola non può essere solo la scuola del saper fare, come induce a fare la politica, ma è anche la scuola del sapere. Certo, ovvio poi che non deve essere la scuola autoritaria del passato, ma da questo a trasformare in un luogo di puro intrattenimento e ce ne corre. Ricordiamo che questa deriva può nuocere soprattutto poi alle classi meno agiate, perché la scuola nasce anche come ascensore sociale solo se può trasmettere gli strumenti per diventare ascensore sociale, cioè che sono le conoscenze che consentono poi di superare gli ostacoli della vita. Sembrava che questi due anni della pandemia la scuola avesse riconquistato la centralità almeno del pensiero politico, e invece... Guardi, penso che la pandemia è servita soltanto per aumentare le chiacchiere attorno alla scuola, ma di fatti concreti se ne sono visti poco. Se oggi stiamo uscendo dalla DAD non è grazie agli interventi che la politica ha fatto per migliorare la scuola, ridurre gli alunni per classe e dare spazi adeguati. Oggi stiamo uscendo da quella terribile situazione grazie ai vaccini, quindi per un intervento esterno e non sicuramente diretto sulla scuola. L'insegnante deve recuperare la sua sacralità, deve tornare ad essere sacro. È stato detto questo, Dacia Marini sostiene che la scuola ci salverà, ma che soprattutto sono gli insegnanti che stanno salvando la scuola. Come si fa a recuperare la sacralità del docente? Io penso che non dobbiamo parlare di sacralità del docente, ma sacralità dell'insegnamento, della trasmissione della cultura. In questo sta la sacralità, che non è soltanto un addestramento a fare le cose per lavorare, ma è proprio quella parte intellettuale della scuola, diciamo la parte che non dà una resa magari immediata, ma che la dà poi nel futuro, cioè il trasmettere la capacità critica, le conoscenze, lo studio anche di quelle che una volta venivano definite gli arti liberali, che so, della storia, della filosofia, che non sono quegli strumenti che preparano per andare a lavorare in azienda immediatamente, ma che formano il cittadino e l'uomo di domani. Giornata mondiale dell'insegnante, quale messaggio possiamo lanciare ai docenti in campo? Difendiamo il valore più alto che ce lo dà la nostra Costituzione, che è la libertà dell'insegnamento. Non ci può essere politico, ministro o presidente che debba poterci dire come insegnare. È la Costituzione che ci dà questa libertà. Questa cosa